questo video ci accingiamo a disegnare le proiezioni ortogonali di due solidi che si intersecano, due prismi a base esagonale. Ecco, c'è un primo prisma poggiato con una base sul piano orizzontale che viene intersecato più o meno a metà altezza da quest'altro prisma il cui asse è perpendicolare all'asse del primo prisma. Il prisma disposto in verticale ha la base esagonale inscritta in una circonferenza di 8 cm di diametro ed è alto 10 cm. Il secondo prisma, quello orizzontale, ha le basi inscritte in una circonferenza di 6 cm di diametro ed è complessivamente lungo 15 cm. E allora, cominciamo a disegnare il sistema degli assi di riferimento. Poniamo la linea di terra al centro del foglio, più o meno. L'asse verticale lo poniamo rispetto all'asse del foglio, un po' più a destra di un paio di centimetri, 2-3 centimetri, più a destra. E quindi abbiamo questo asse. Dunque, linea di terra che comprende gli assi X, Y', essendo questo l'asse Y e questo l'asse Z. Origine O degli assi, piano orizzontale, piano verticale e piano laterale. E allora ricordiamo, la penna nera sta a indicare le linee principali, quindi se disegniamo a matita vuol dire mina morbida, per avere una linea più calcata. La penna rossa sta a indicare le linee di costruzione, quindi se disegniamo a matita la mina più dura. E allora cominciamo a posizionare la base del prisma verticale sul piano orizzontale. E disegniamo praticamente la circonferenza che circoscrive la base esagonale, il cui centro lo poniamo più o meno a 10 cm dall'asse verticale, quindi siamo più o meno a questa distanza, e tracciamo allora questo asse. E lo poniamo anche il centro a una distanza di 7 cm dall'asse orizzontale, cioè dalla linea di terra, quindi siamo a questa distanza. Ecco. La circonferenza ha diametro di 8 cm, quindi raggio pari alla metà, 4 cm. Allora prendiamo questa distanza. E tracciamo la circonferenza. Con la stessa apertura centriamo in questo estremo destro del diametro orizzontale, tracciamo questa circonferenza, questo arco di circonferenza, centriamo qui, estremo sinistro del diametro orizzontale, e tracciamo quest'altro arco di circonferenza. E ora disegniamo l'esagono. Allora, disegniamo a questo punto la proiezione del prisma, del primo prisma base esagonale, sia sul piano verticale che sul piano laterale. L'altezza è 10 cm, quindi portiamo su questi spigoli. Si tratta di linee di costruzione, quindi possiamo disegnarle in una lunghezza a piacere. E per ora segniamo un'altezza di 10 cm, da 10 a 20, e tracciamo questa linea orizzontale che prolunghiamo sul piano laterale. E questa qui è già l'immagine del nostro prisma proiettata sul piano verticale. Che cosa succede sul piano laterale? E allora,
prolunghiamo questi spigoli fino all'asse verticale 1 e con il compasso ribaltiamo questi punti dall'asse Y sull'asse Y'. Quindi scendiamo qui nel punto O e tracciamo questi archi di circonferenza. Ecco, portiamo su dunque questi punti in questo modo. Bene, abbiamo disegnato la proiezione del prisma a base esagonale sul piano laterale. Ora si tratta di disegnare il prisma che interseca il prisma principale posto in verticale. Da dove partiamo? E allora partiamo dal disegno della base di questo secondo prisma, così come si vede proiettata sul piano laterale. E allora consideriamo una misura pari a metà dell'altezza del prisma verticale, quindi altezza 10 cm, 5 cm, e tracciamo dunque una linea orizzontale in questo modo. Il diametro del cerchio che circoscrive la base di questo secondo prisma è 6 cm. Quindi stacchiamo qui 3 cm da questo punto centrale e tracciamo allora questa circonferenza. Come al solito centriamo nell'estremo destro il diametro orizzontale, tracciamo questo arco di circonferenza. Centriamo nell'estremo sinistro del diametro e tracciamo quest'altro arco di circonferenza. E uniamo questi punti così ottenuti. Ecco, abbiamo disegnato la proiezione sul piano laterale di questa base al cilindro disposto orizzontalmente. E allora proviamo a disegnarne la proiezione sul piano orizzontale. Dobbiamo allora portare giù questi vertici in questo modo. Centrandone nel punto con il compasso, ribaltiamo questi punti sull'asse Y, quindi. Da questi punti tracciamo queste linee orizzontali. Di lunghezza a piacere. La lunghezza di questo secondo prisma è 15 cm, quindi da questo punto centrale stacchiamo 7 cm e mezzo a sinistra e 7 cm e mezzo a destra, quindi arriviamo a 15 e tracciamo queste due linee. Il prisma orizzontale è questo. Possiamo calcare le linee principali per distinguerlo meglio, anzi distinguere i due prismi. E allora possiamo calcare questo prisma disposto in verticale, la base del prisma, la base superiore.
Questa è dunque la proiezione del prisma verticale. Il prisma orizzontale sarà questo. Tratteggiamo gli spigoli che sono nascosti dal primo prisma. Possiamo anche calcare queste altre proiezioni del prisma, dei due prismi sul piano laterale. Ecco, abbiamo quindi disegnato le proiezioni dei due prismi che si intersecano sul piano orizzontale e sul piano laterale. Proviamo a disegnare ora la proiezione dei due prismi sul piano verticale. E allora prolunghiamo gli estremi del prisma orizzontale in questo modo. E prolunghiamo questi spigoli. Ecco, ma qui si tratta ora di disegnare le linee di intersezione che sono generate dall'incontro, appunto dall'intersezione dei due prismi. Nell'immagine proiettata sul piano orizzontale, sostanzialmente il disegno dei due prismi non cambia. E così anche per quanto riguarda la proiezione sul piano laterale. Diverso il discorso nella proiezione sul piano verticale, quella che otteniamo guardando in questa direzione. Allora, vediamo un po' di capire. Questo spigolo qui, che sul piano orizzontale è questo, interseca questa faccia del prisma verticale in questo punto. E allora portiamo su questo punto, che corrisponde anche a questo. Portiamo su entrambi i punti in questo modo. Questi due spigoli, 1 e 2, che corrispondono a questi due, sul piano verticale corrispondono a questa linea. E allora guardiamo un po', questa linea qui interseca questo spigolo in questo punto. Analogamente possiamo portare su questi due punti di intersezione. E individuiamo questo punto. Osserviamo questi due spigoli, in particolare questo spigolo che corrisponde sul piano orizzontale a questo spigolo qui, che interseca questa faccia del prisma in questo punto che portiamo su e anche il corrispondente che sta nella parte inferiore del disegno. Questi due spigoli proiettati sul piano verticale diventano questa linea e questa linea. Quindi dobbiamo considerare questi punti di intersezione 1 e 2. La stessa cosa anche qui. Questi due punti li portiamo su in questo modo. E quindi abbiamo questo punto e questo punto. E allora possiamo unire questi due punti questi due punti. Quindi possiamo calcare queste linee. E quindi abbiamo disegnato il prisma orizzontale che interseca il prisma verticale.
Queste linee sono in pratica la proiezione sul piano di queste linee qui di intersezione 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Possiamo calcare le linee del prisma disposto in verticale. Però possiamo anche tratteggiare queste linee. Le parti degli spigoli nascoste dall'altro prisma. Possiamo anche tratteggiare questi altri spigoli non più visibili perché nascosti dal prisma verticale. E quindi il disegno della proiezione della intersezione dei due prismi sul piano verticale è completata. Possiamo inserire delle lettere per capire anche meglio il disegno, ma inseriamo solo le lettere relative ai punti di intersezione dei due prismi, non inseriamo le lettere di tutti gli spigoli, di tutti i vertici, che ci affollerebbe il disegno in maniera eccessiva. E allora cominciamo dalle lettere che andiamo a inserire in corrispondenza degli spigoli della faccia del prisma disposto in orizzontale più vicino verso di noi. Teniamo conto che noi stiamo guardando da qua, il nostro occhio è qui. Quindi vediamo questa base, questa intersezione del prisma orizzontale col prisma verticale e quest'altra intersezione. Allora, cominciamo dal punto A, che corrisponde dunque a questo punto qui. Poi c'è il punto B, che è qui, il punto C, D, E ed F. Ma dietro questa forma esagonale prodotta dall'intersezione dei due prismi c'è quest'altra forma che è perfettamente coincidente con la prima. Allora, il punto A corrisponde al punto G, quindi qui scriveremo A coincidente con G. Al punto B corrisponde il punto H, quindi abbiamo B coincidente con H. Al punto C corrisponde il punto I. AD corrisponde al punto L, AD il punto M ed infine F corrisponde al punto N. Siamo sul piano laterale, quindi dobbiamo aggiungere tre apici a queste lettere. Bene, e allora cosa succede sul piano orizzontale? E allora il punto A è questo qui, con un apice. Il punto B è qui. Il punto C sarà qui. Il punto D corrisponde al punto B. E quindi scriveremo B coincidente con D. Il punto E coincide con il punto A. Il punto F è qui. Inseriamo un apice perché siamo sul piano orizzontale, anche se le nuove norme europee prevedono un apice per quanto riguarda le lettere che si trovano sul piano verticale e due apici per le lettere sul piano orizzontale, ma restiamo per ora fedeli alle vecchie norme. Passiamo alla faccia posteriore. Allora, partiamo dal punto G, che si troverà qui. Poi abbiamo il punto H, che si troverà qui. Il punto I si trova qui. Il punto L è in corrispondenza del punto H.
il punto M in corrispondenza del punto G. Qui abbiamo il punto N. Lettere che avranno tutte un apice. E allora cosa succede sul piano verticale? Il punto A si trova su questa proiettante e su questa. Quindi si trova qui. Il punto B è su questa proiettante ed è su questa proiettante. Quindi coincide con A. Il punto C è su questa proiettante ed è su questa proiettante, quindi il punto C sarà qui. Il punto D è su questa proiettante ed è su questa proiettante. Quindi qui abbiamo il punto D. Il punto E è su questa proiettante ed è su questa proiettante, quindi coincide con D. Il punto F è su questa proiettante ed è anche su questa proiettante, quindi coincide con C. Qui abbiamo due apici per ogni lettera. Passiamo a quest'altra faccia. Cominciamo dal punto G che si trova su questa proiettante e anche su questa, quindi qui abbiamo il punto G. H è su questa proiettante e anche su questa proiettante, quindi G coincide con H. Il punto I è su questa proiettante ed è anche su questa proiettante, quindi è qui. Il punto L è su questa proiettante, ma è anche su questa proiettante, quindi qui abbiamo il punto L. Il punto M è su questa proiettante, ma anche su questa, e quindi coincide con L. Il punto N, infine, è su questa proiettante ed è su questa proiettante, quindi coincide con I. Due apici. Quindi se ne guardiamo la proiezione dei due prismi sul piano laterale, vedremo allora, cominciamo da A coincidente con G, B coincidente con H, C coincidente con I, D coincidente con L, E coincidente con M, F coincidente con N. Se guardiamo la proiezione sul piano verticale, vedremo, quindi stiamo guardando in questa direzione, A e B coincidenti, C ed F coincidenti, D ed E coincidenti, passiamo su quest'altro lato, G ed H coincidenti, I ed N coincidenti, L ed M coincidenti. Se guardiamo la proiezione sul piano orizzontale, quindi guardiamo dall'alto verso il basso, vedremo il punto F, per quanto riguarda questa parte del prisma, E coincidente con A e D coincidente con B, e il punto C. Passiamo a quest'altra parte, vedremo allora il punto N, poi M coincidente con G, L coincidente con H e il punto I. In effetti cosa osserviamo? Che mentre questi lati di intersezione tra i due prismi restano rettilinei, queste due basi qua, questi due lati qua, si spezzano e si ottengono allora questi punti che possiamo chiamare punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Allora, il punto 1 in pratica si trova su questo spigolo, che è questo, e allora sarà qui. Il punto 2 è qui. E qui avremo questo punto che sarà 1 coincidente con 2. Poi qui abbiamo il punto 3 e il punto 4. Il punto 3 allora è questo punto qui. Il punto 4 è questo. E quindi abbiamo qui il punto 3 coincidente col punto 4. E allora qui avremo il punto 1 coincidente col punto 3, questo punto qui. E il punto 2 coincidente col punto 4, questo punto qui. E insomma, è una
distribuzione delle lettere un po' complicata. A questo punto possiamo aiutarci con dei colori per evidenziare meglio i due prismi che si intersecano. Ecco, abbiamo disegnato le proiezioni ortogonali di due prismi retti a base esagonale che si intersecano tra loro con gli assi disposti ortogonalmente. Il primo prisma ha le basi inscritte in circonferenze di diametro 8 cm ed è alto 10 cm. Il secondo prisma, quello disposto orizzontalmente, ha le basi inscritte in circonferenze di diametro 6 cm ed ha una lunghezza complessiva di 15 cm. Possiamo fermarci qui. Buon lavoro.